Amico mio, sembri preoccupato. Già, ho molti pensieri. Qualcuno in questo distretto sta finanziando una campagna per farci arrestare. E in che modo? Beh, corrompe le guardie ottomane e anticipa loro le nostre azioni. Non vogliamo entrare in conflitto con i nostri ospiti, ma nemmeno siamo disposti ad arrenderci a loro. Hai per caso idea da dove provenga questo denaro? Spero di scoprirlo oggi. Ti andrebbe di aiutarmi? Farò in modo che ne valga la pena. Certo, che cosa posso fare? Sappiamo che gli ottomani hanno appena ricevuto una grossa somma. Abbiamo intenzione di rubarla. Una volta fatto, qualcuno manderà di sicuro un messaggio al luogo di provenienza del denaro. Segui il messaggero e conosceremo il finanziatore. Venite, rispondete al richiamo del... Mi scuso. Un vero atleta. Splendido, anche se pericoloso. Bene, per una volta sono senza parole. Parete! D'accordo. Fermatevi! Ladri! Dovete morire! Non saprei farlo, non come voi almeno. Alla sua età, ma come ci riesce? Che cosa ci fai qui? Ti avevo detto di tenere d'occhio a quei soldati. Perdonatemi, Halim Bey, ma i ladri hanno rubato i soldi. Cosa? Come facevano a sapere? Non ne ho idea. Se i nostri contatti nell'esercito non ricevono il denaro, non manterremo intatte le nostre relazioni speciali. Ma io che posso fare? Niente, ovviamente. Sei solo un verme. Ora levati di torno. È un insulto che io debba pagare tanto per guadagnare così poco. Lo
fate sembrare facile. Sì, così fai. A vedere. Sono con te, fratello. Prendetelo. Lo vedo. Forza. Sei fuggito col denaro? Evet, circa la metà. Il resto l'abbiamo dato alla gente. La mantiene onesta. Cercate solo di non diventare criminali contro cui state combattendo. Molto giusto. Perché non resti nei paraggi e ci tieni in riga? Vi chiamerò quando mi servirà un favore. Posso assicurartelo. Avete visto anche la tua età, spero di essere probabilmente dovrei intervenire. Che spettacolo!